Mi sei baratto, allora sei più contento per la prestazione o più deluso per il risultato finale? È un po' tutte e due le cose. La prestazione sono come allenatore molto soddisfatto perché ho visto una squadra molto propositiva che ha messo sotto un avversario importante e quindi non posso che trarne poi conseguenze positive perché giustamente giocare così e giocando così si perde poche volte. Mister, la fragilità difensiva della fase finale è stata più stanchezza, deconcentrazione o la maggior freschezza degli attaccanti del Potenza? Ma abbiamo preso due gol, il primo per una svirgolata, il secondo su palla inattiva e quindi poi dopo è ovvio che diventa un'altra partita, ma poi abbiamo avuto nel finale una grossissima occasione per vincerla e non l'abbiamo sfruttata. Poi come capita soprattutto nel calcio, alla fine chi sbaglia paga, gol mancato, gol subito e quindi è stata una dura legge che poi alla fine favorisce sempre i più forti. Sei preoccupato per la classifica adesso? No, è ovvio che se avessimo fatto punti avremmo un altro spirito, un'altra armonia, però sappiamo che questa era una partita difficile, è anche quella di domenica prossima, poi incominceranno le partite dove non si può più sbagliare perché bisogna sempre o quasi vincere. L'avresti detto ad agosto di fare una partita come quella di oggi, di mettere tanto in difficoltà il Potenza capolista? Ma tranne le prime 4-5 partite di campionato, questa è una squadra che ha messo in difficoltà tutti, se la gioca sempre ad armi pari, poi è ovvio che commettiamo sempre qualche ingenuità e alla fine magari raccogliamo di meno di quello che magari meritassimo in campo. Grazie, mister.